Dal menu principale di Mac Mail, clicca su Mail e poi su Preferenze. Nella barra laterale in fondo a sinistra, seleziona il tasto Più per aggiungere un nuovo account. Nella finestra di dialogo visualizzata, seleziona Altro account Mail e clicca su Continua. Nel campo Nome, digita il nome con cui verrà identificato l'account di posta. Sull'indirizzo email indica l'indirizzo completo della casella che vuoi configurare. Se hai attivato la verifica in due passaggi, non puoi usare la password associata alla casella PEC, ma per motivi di sicurezza devi generarne una dedicata per l'utilizzo esclusivo della casella e dell'archivio PEC su un programma di posta. Per generare la password per il programma di posta, consulta la guida alla pagina generapassword.pec.it. Una volta generata, puoi digitarla nel campo indicato. Premi Accedi per proseguire. Se il client non acquisisce automaticamente i settaggi, compila manualmente tutte le altre informazioni richieste per procedere. Su Nome utente, inserisci nuovamente l'indirizzo email per esteso della casella che vuoi configurare. Su Tipo di account, seleziona la voce IMAP. Su Server di posta in entrata, digita imaps.pec.aruba.it. Su Server di posta in uscita, digita smtps.pec.aruba.it e clicca su Accedi. Seleziona le app che vuoi utilizzare con l'account e clicca su Fine. Dalla stessa finestra Account, seleziona l'account Aruba appena creato. Poi seleziona il tab Impostazioni Server. Togli le spunte sul checkbox Gestisci automaticamente impostazioni di connessione, sia per il server di posta in entrata, sia per il server di posta in uscita. Assicurati che la porta per il server IMAP sia la 993, che l'opzione TSL-SSL sia abilitata e che dal menu a tendina Autenticazione sia selezionata la voce Password. Per il server SMTP inserisci il numero di porta 465 ed anche qui assicurati che l'opzione TSL-SSL sia abilitata e che dal menu a tendina Autenticazione sia selezionata la voce Password. Infine, clicca su Salva e chiudi la finestra. Prima di considerare terminata la configurazione del client di posta, esegui un test di controllo inviando un messaggio sull'indirizzo di posta certificata al fine di verificare l'invio e la ricezione dei messaggi. Per eseguire la verifica, accedi a Webmail PEC, raggiungibile dal pulsante in alto a destra del portale www.pec.it, oppure collegati all'indirizzo webmail.pec.it. Autenticati con il nome della casella PEC e la relativa password. Assicurati che il messaggio inviato tramite il client di posta mail sia visibile nella cartella posta inviata della webmail, in modo da confermare l'avvenuta sincronizzazione della cartella stessa.